abbiamo trovato un amico a quattro zampe che si sta finendo il nostro couscous. Com'è, buono? Ah sì, Davide, è molto molto buono. Tra gli amici li dai subito da mangiare, vero? Miam miam miam. Che cosa ho visto qua? Come ben sapete, mamma sta preparando per cena. Perché non può lasciarci senza mangiare noi. Non lo so. A noi lupetti famelici. Mi sono rischiate. Stasera mamma prepara uno spezzatino, spesciatino, con la nuova carne buonissima che papà ha comprato. Io ho studiato, nel frattempo sto succhiando un po' di giga e poi ci si vede per cena. A dopo, ragazzi. Questo è il mio pasto. Buongiorno ragazzi, vigilia di Natale, 5 gradi. Avete visto? 5 gradi fuori, che freddo. Buongiorno a tutti ragazzi. Siamo alle spremute. Nel frattempo sta sorgendo il sole, abbiamo messo il camper di lungo, così quando parallelo al sole, diciamo la fiancata parallela al sorgere del sole, in modo tale che se appena esce ce lo scalda subito tutto, tutta la parete. Oggi metto giù lo scooter e vado anche a prenotare un tavolo in un ristorante per mangiarci qualcosa domani, che è Natale, magari ce la passiamo in un ristorantino. Oggi invece staremo di nuovo in piscina tra lavoro. Due felpe, c'era freddo stamattina. Tra lavoro e Davide studia, così poi domani, il giorno di Natale, non studia perché lui non salta praticamente niente, neanche i giorni delle festività. Fa giusto il 25 e il 26, poi tutto il resto lui continua il suo programma. Bene, adesso si mangia. Dato è già la lettura, buongiorno Dato. Buongiorno. Quando si sveglia inizia subito a leggere il suo libricino. Mi piace un sacco. Ciao Monello. Ciao. Uova pronte. Pane caldo. Uno. Eccolo qua. No, no, no. Là, il cagnolino è già arrivato. Sì, sì, viene a trovarci subito. Là. Le temperature le ho riportate all'interno a 14, erano a 9 e fuori sono sempre 5.8 adesso. Fa freddo di notte qua, non c'è niente da fare. Però poi ragazzi, petto nudo in piscina tutto il giorno. È bello, molto bello. Non ci si può lamentare proprio. Di notte dormi da Dio, coperto, pigiamino. Stai benissimo, e di giorno te la godi come fosse estate. Uè, briciola! Ciao! Cioè, che bello qua fuori! Già? Sì. Buongiorno, buongiorno. Si sta bene, al sole. Wow! Qua stanno lavorando, speriamo che non debbano fare tagli. E con smeriglia le pietre, perché fanno un casino di polvere, se no mi tocca spostare il camper. Adesso mettiamo giù lo scooter, come vi ho detto, così prima di tutto lo accendo, perché se lo lascio ancora fermo appeso qua sopra magari non parte mai più. Ma poi posso andare a comprare il pane fresco, qualcosa che ci manca, posso magari vedere se c'è un ristorantino per domani, perché qui non è festa perché sono musulmani, ma per noi che è il giorno di Natale magari ci mangiamo qualcosa in ristorante. Nel frattempo stanotte è arrivata un van qua che si è parcheggiato qua avanti, ed è una coppia, credo madre e figlio per dir la verità, che stanno girando col van, e l'abbiamo visti centinaia di chilometri in un altro posto a Zagora, e oggi li abbiamo ribeccati qua. Appena ci siamo incontrati ci siamo messi a ridere tutti e due. Ci si rincontra spesso nei soliti parcheggi. Va bene, procediamo con lo scooter.
Adesso gli riavvitiamo lo stacca batterie. Minchia, non l'avevo staccato invece. Quindi è rimasta la batteria attaccata sempre. Un mese. Dimenticato di staccarlo. È partito ed è positivo, però grave errore, mi sono dimenticato di staccargli la batteria, ho fatto fare il lavoro e poi non l'ho staccato. Sono pronto, scooterone, adesso vado a comprare alcune cose che mi ha detto Rita, mi ha fatto una lista. Domani è Natale e stavo pensando di arrostire qui, quindi voglio vedere se ho carbonella, se non la compro, compro un bel pezzo di carne, qualcosa, e domani ci facciamo un bel pranzo qua fuori col tendalino, perché qui lo posso anche puntellare in terra e siamo più sicuri, e ce ne stiamo comodi comodi in camper. Il paese è a pochi chilometri da qui, ma in scooter non c'è nessunissimo problema. Vediamo se abbiamo carbonella nel nostro angolino del barbecue. Un po' ce n'è. Non è molta, ma un po' ce ne potrei comprarne una mezza busta, tanto qua secondo me le vendono anche a bustine, a sacchetti. Si parte. Sto facendo la spesa in una piccola bottega, qui sono tutte così, vedete? Vendono il pane, ma pane buono fatto in casa, guardate che buono. Pane perfetto. E poi hanno tante altre piccole cosettine, quindi si trova sempre di tutto. Sono finito nel solito mercato marocchino dove si trova di tutto. Adesso devo comprare pomodori, patate, qualche altra cosa e poi si rientra in campo. Ho comprato anche una stufetta elettrica. Crawler tedesca, loro le cose le sanno fare, quindi dovrebbe durare molto. E scaldare anche. Adesso qui trovo tutto quello che mi serve, tutto freschissimo, si trovano un sacco di prodotti ultra buoni. Potremmo fare anche una bella grigliata e mangiare un po' di sardine, qua c'è un po' di pesce fresco. Ho trovato subito un ragazzo che mi aiuta a trovare le cose, gentilissimo. Come ti chiama, amico? Omar. Ciao Omar, grande. L'abbiamo vinto. Grazie. L'abbiamo vinto. Se uno vuole un tacchino, se lo fa ammazzare e se lo mangia per pranzo. Galline di tutti i tipi. Adesso posso rientrare al camper, ho comprato stufetta, frutta, verdura, carne, sardine, ho comprato di tutto. Adesso si rientra. Poi ho invitato Omar domani a mangiare a pranzo con noi, ma ha detto che viene di pomeriggio dopo pranzo. Bravo ragazzo, mi ha aiutato e mi ha indicato dove trovare tutte le cose, ad esempio il carbone che non trovavo. E mi ha portato lui, non volevano nulla, gli ho regalato qualche euro a tutti. Anche chi ti guarda lo scooter, gli dai un euro, non si sposta da lì e te lo controlla, sino alla morte. Eccomi di nuovo al camper, un'odissea. Tutte queste commissioni, un casino, l'avete visto il casino che c'è? Fa morire. Adesso ragazzi, un quarto d'ora di piscina prima di pranzo, dopo la fatica della spesa. Ce la godiamo e poi... Tanto c'è la coscia d'agnello in forno che non è ancora pronta, quindi ci rilassiamo 10 minuti al sole e poi andiamo a pranzo. Fretta non ne abbiamo. Beh, 10 minuti di sole prima di pranzo li abbiamo presi. Sì. Adesso dobbiamo rientrare, controllare la coscia d'agnello. E fare la pasta per Davide. Ah sì, ed è 1:10 già, bisogna andare. Vorrei già avere la pancia piena per stare sdraiato qui al sole, perché è stupendo, sta da Dio. Proprio belle temperature, eh?
Domani barbecue e 2 chili di sardine. Andiamo a controllare l'agnello. Quindi è molto cotto. È cotto. Un po' duretto, questo. Però il cosciotto è pronto. Ma non sono anche più secca. Va bene. Apparecchiamo. Sì, per dato devo fare la pasta. E pranziamo. Sì. Boh. Facciamo al volo. Va bene. Con l'induzione, un attimo. E anche oggi siamo riusciti a sederci a tavola, mille commissioni, camper, uno specchio, Rita ha fatto di tutto, ha pulito cassetti, mobili, pensili, lavato in terra, sbattuto il tappeto, cucinato, eh? Brava io, eh? Sì, brava Rita. In piscina, ragazzi, abbiamo dato da mangiare al cagnolone anche oggi. Sta scoppiando, sta macinando ossa. È buono, eh? Non lascia niente, patate, melanzane, agnello. C'è un osso intero. Wow! Vedi, mio amore, che mi pensa, ragazzi? Rita, cosa mi hai proposto? A ti vedi. Un goccino di grappa? Lo bevo, grazie amore. Sì, te gusta? Molto, mi gusta molto. Okay. Me gusta moltissimo. Grazie. Quindi grappetta. Grappetta alla pera. Alla pera in piscina. Bellissimo. Cin cin. Salute. Bellissimo pomeriggio ragazzi, al sole, sono 4:30, adesso Rita si allena e io lavoro un po' il computer e magari faccio uscire un altro video prima di Natale per voi, mi farebbe piacere, vediamo se ci riesco. Quindi Rita si allena e io al computer. Oggi è 24, qualcuno di voi ha scritto e ci ha chiesto, speriamo che esca un altro video, siccome ne è uscito uno ieri il 23 e speriamo che ne esca uno al giorno di Natale, se riesco... Sarà poco, ma vi faccio questo regalo. Beh, buon allenamento a te. Grazie. Buon lavoro a te. Grazie. Sembrava preparata. No, cioè no. Sono scemenze che ci vengono così. Naturalmente. Poi ahi, vediamo se abbiamo okay. I corrente nei bagni. Perché oggi, ragazzi, ho comprato questa. 1200 watt a 3 possibilità, quindi si può accendere solo 400, 800, 1200. E possiamo attaccarla nella nostra batteria portatile, almeno magari un'oretta dura e utilizziamo quella e poi l'attacchiamo nelle batterie del camper. Ora della merenda, ci siamo fatti un pezzo di pane con marmellata, il pane marocchino vi ho già detto che è troppo buono. Buonissimo. Buonissimo, con marmellata poi umido. E abbiamo sempre il nostro cagnolone qui parcheggiato, che bene, non sta sotto il nostro camper ormai. Non me gli dai da mangiare un paio di volte questi animali. E io sto sempre lavorando al computer per potervi far vedere un video il giorno di Natale. E questo video chiaramente lo vedrete dopo, quindi questo video l'avrete già visto. È proprio amico di tutti gli animali, tanto. Perché è buono. Perché è un bambino buonissimo. Piccolini i bagni che ci sono. Belli. Bellissimi. Si è fatta una bella doccia. Una bella doccia. Con le docce proprio che entri dentro. Bellissime. Un labirinto i bagni. Sì. Bellissime, belle, grandi. Calde. Accompagnato il nostro amico a quattro zampe. Si avvicina l'ora di cena e Rita prepara fagiolini, vero? Sì, fagiolini. Poi abbiamo il cavolo, poi faremo un po' di melanzane. Poi? E poi... Fettine. Facciamo straccetti con aglio e prezzemolo. E poi le fave di ziana. Che io non ne posso mangiare. Ah, è vero, tu non ne puoi mangiare.
Vabbè, ci sono peperoni, ci sono tante cose. Vabbè. Adesso vediamo un po'. Natalia all'insegna delle verdure. Domani giorno di Natale, grigliata di sardine. Ne ho comprato 2 chili. Pasta con gamberetti e zucchine. Ma 2 chili di sardine? Io mi mangerei 2 chili di sardine con pane, vino e verdure. E la pasta così. Solo per dato. In TV una splendida serie sulla MotoGP su Prime. E qua sempre verdure in cottura. Tovaglietta natalizia e per la vigilia ci beviamo una bottiglia di Navarra. Zorzico. Adesso Rita mette un paio di fettine. Queste melanzane mi fanno impazzire, lo sai benissimo. Molto buone queste melanzane. Ed ecco la nostra cenetta, straccetti di manzo con aglio e prezzemolo, un cavolo con olive, delle melanzane fritte e poi condite con aglio e aceto, e poi dei fagiolini bolliti da condire con olio e sale, e poi abbiamo già detto un buon zorzico della Navarra, va bene? Buona cena, questa è la nostra vigilia. Light. Buongiorno a tutti amici e buon Natale. Buon Natale. Buon Natale cucciolone. Quest'anno Babbo Natale però non è passato, eh? E beh, perché il primo anno anche lì scoperto che esiste. Esiste sempre ora il Babbo Natale. Sì. Però il suo pensierino arriverà appena andremo via dal banco, va bene? Sì. Okay. Nel frattempo sto testando la nuova stufetta elettrica e l'ho messa nella batteria per capire anche a 3 elementi quanto riesce ad alimentarla, e riesce ad alimentarla per 20 minuti, rendetevi conto, questa al massimo, questa a 3, quindi 1200 watt, 20 minuti è finita la batteria. Però sarà stupendo quando adesso metteremo, rientriamo in Spagna, Angelo ci mette il caricabatterie per le batterie del camper e quindi potremo usare, ripristinare la presa esterna e quindi potremo attaccarci nei vari campeggi dove c'è corrente. Qui le giornate sono sempre uguali. Cielo, non si vede neanche una nuvoletta da una settimana. Il sole sta sorgendo. Giornata spettacolare, faremo un bel barbecue qui sotto, ci arrostiamo 2 chili di sardine, ci prendiamo il sole in piscina e questo sarà il nostro Natale. Inconsueto, inusuale, però a noi piace molto. Guardate che sole ho alle spalle il giorno di Natale, ragazzi, mamma mia. 10 minuti e la parete del camper è calda e stiamo bene. Siamo pronti per le colazioni, uguali a sempre, non abbiamo altro. E poi devo pulire i pannelli, perché dobbiamo sfruttare di più questo sole. Ieri che abbiamo usato il forno, eccetera, abbiamo consumato molto. Oggi quindi dobbiamo ricaricare molto. E poi devo riandare anche oggi in scooter a comprare il pane. E cosa serve? Le patate che ieri ho comprato e le ho dimenticate in giro, avevo 1000 cose in mano, l'avete visto, il casco in testa, giubbotto invernale, perché poi serve nello scooter, ma quando scendi c'è caldissimo. Però poi avevo la stufetta, avevo di tutto in scooter. E le patate devo averle poggiate da qualche parte, le ho perse, oggi vado e le ricompro. Quindi mangio e ci diamo da fare. Oggi 25 e cerco di far uscire un video anche oggi. Lo faccio per qualcuno di voi che magari non è in famiglia, non ha la fortuna di avere una bella famiglia, è solo per qualsiasi motivo, e cerchiamo di fargli compagnia anche oggi. A dopo amici. 9:30 della mattina del 25 dicembre, ragazzi, c'è un sole che è la fine del mondo. Questi ragazzi che lavorano qui, che stanno sistemando il camping, gli ho chiesto di mettermi da parte un po' di legnetta che li ho visti passare con una carriola, e mi hanno messo da parte, guarda, con questo accendo il fuoco e posso proprio arrostire, solo che
mi dispiace addirittura fare solo sardine, 2 chili di sardine. Quindi stavo pensando, siccome devo andare a comprare il pane fresco in scooter, magari vado di nuovo al mercato, lasciamo perdere le sardine e facciamo qualche tipo di carne buona. Adesso vediamo. L'importante è che siamo parcheggiati, tranquilli, al sole, al caldo, c'è già da mettersi in magliettina. E tra mezz'ora c'è da sdraiarsi in piscina. Ah, Dado è già in magliettina. Sì. Ma gliel'hai detto buon Natale a tutti i nostri iscritti? Forse no. No, però buon Natale! Dobbiamo prendere il barbecue e metterlo già qua fuori. E poi più tardi ci mettiamo tavoli e sedie e anche tendalino forse, o forse non ci serve neanche a niente. Stamattina ho già pulito i pannelli, ragazzi. Perfetti, ve li facciamo anche vedere, guardate. Wow. Vedete? Tutti i pannelli puliti, così oggi carichiamo forte. Sono pronto, vado a comprare il pane fresco e qualcos'altro se può servire, non lo so, vediamo se trovo qualche dolcetto. Giubbotto invernale perché fa freddo. Niente? Ah, c'è l'acqua. Quindi vado al volo a fare la spesa. Acqua e pane compro? E se trovo? Se vediamo, non ci voglio mettere 2 ore, devo accendere il fuoco. A dopo. Acqua e pane comprato dove ieri nella stessa bottega. Adesso vado al souk a vedere se trovo un pigiamino per Davide, perché fa freddo di notte e ci vuole. E se trovo anche qualche gamberone da arrostire insieme alle sardine. Il signore sta cercando un pigiama per Dado e nel frattempo qua stanno sfornando. Guardate quanto pane, ragazzi. Wow. Un cofano pieno di pane caldo appena sfornato da questo forno. Che buono. Che buono il pane marocchino. Adesso mi preparo, ragazzi, un paio di bistecche di manzo buone. Sto tagliando la bestia. Ho dovuto fargli vedere le fotografie su Google per farmi capire, perché non capiva cos'era la bistecca. Sono senza corrente oggi in tutta la città, quindi sto usando la sega a mano perché non c'è corrente neanche nel camping. Non c'è corrente, quindi ha saltato il balcone, è andato a prendere una bilancia da un collega macellaio, magari una bilancia appunto che pesa senza essere collegata. Ragazzi, spesa fatta, verdure comprate, patate, pigiama, ho comprato tutto, posso anche un po' di carne. Madonna, quanti prodotti buoni ci sono in questi mercati, quanti prodotti buoni! No, ogni volta che entro non me ne voglio più andare, inizio a vedere pomodori pazzeschi, mica quelli di plastica dei supermercati. Pomodori davvero top. Vabbè, comunque adesso si rientra. È arrivato il momento di aprire il nostro barbecue. Vediamo se ci dà da mangiare anche oggi. Sembra perfetto. Sì. È nuovo. Praticamente. È nuovo. Ok. È un pochino usato. Sì, ma niente di che. No, niente. Vediamo un po' di legnetta che mi ha messo da parte il ragazzo per accendere il fuoco, vedi? E poi gli mettiamo anche 2 tronchettini più piccoli, guarda, che fanno un po' di braccia. Allora, amore, dobbiamo tagliare i pezzettini e metterli qui dentro. 3, 6,
Cantona! Questa buccia che va meraviglia! Pranzo di Natale a petto nudo in Marocco. Eccola qui. Il barbecue è un pochettino pieno. E ragazzi, barbecue acceso. Petto nudo, 25 dicembre. Perdonatemi se lo dico sempre, ma è stupendo. Non posso non dirlo. I miei familiari sono in Sardegna e saranno con il giubbotto invernale. E noi siamo dentro casa col camino acceso e noi siamo qui. Chissà addirittura che al nord Italia. Vi siamo vicini, ragazzi. Il barbecue sta andando super bene. Abbiamo messo così tanta legna che non ci servirà neanche la carbonella. Nel frattempo papà sta preparando l'accampamento. Eh sì, ci siamo anche. Abbiamo pure il tendalino. Secondo tavolo, tendalino, almeno abbiamo la testa all'ombra. Però sì. Andiamo bene qua. Sì, bellissimo. Qua rimarremo un bel po' di giorni. Abbiamo piscina lì. Guardate, letteralmente 1, 2, 3, 10 passi e la si vede. E 10 passi più indietro abbiamo il camper. Altri 10 passi da quella parte abbiamo il barbecue. Bellissimo! Meglio di così. Il primo anno di viaggio, cioè tre anni e mezzo fa, eravamo arrivati sino in Portogallo, in Algarve. Natale l'avevamo trascorso in spiaggia, sempre arrostito, con tavolini fuori, mangiato di fronte al camper, così come oggi. Eravamo in Libera però, ma qui costano talmente poco i camping, che 6 euro al giorno. Stiamo qui comodissimi con piscina, ad esempio. Il primo anno, quindi, dicevo, c'era caldissimo. Eravamo stati tutto il giorno così all'aperto, a petto nudo, in costume. 2 anni dopo siamo tornati in Algarve, sempre d'inverno, e ha fatto 0 gradi, ragazzi. Quindi una cosa spaventosa. Qua si sta meglio di sicuro. Grazie. Beh, l'arrostitore deve sempre bere una birretta, eh? Sempre. È così, una birrettina qua sotto il sole mentre arrostisco. È impossibile rinunciare. Le melanzane come ieri con l'aglio e l'aceto, e poi faccio le frittelle di zucchine. E poi volevo fare, non lo so, le polpettine di melanzana, ma vediamo se ho tempo, perché ci vuole un po' di tempo per fare quelle. L'aglio che ti ho comprato ieri va bene. Perfetto. La lasciamo ai fornelli. Nel frattempo i tronchetti diventano braccia. E poi iniziamo a arrostire. Aspetta papi! Dove andiamo? Andiamo a lavare le sardine. Gli diamo una bella lavata, qua ci sono i lavandini. E le mettiamo sulla braccia. Là ragazzi, ci basterà. Ci basteranno. Boh, pensi di sì? Non lo so, considerando come siamo noi, non è detto nulla. Dopo che papà ha fatto cadere 3 o 4 sardine dentro il lavandino, andiamo ad arrostire. Belle, alcune sono proprio grasse, guardate che belle. Prima grigliata pronta, che profumo, leader mondiale di esportazioni di sardine. Non mi ricordo quanto le ho pagate ieri, niente, nulla, un paio di euro. Bel colore, stanno prendendo. Prima infornata di sardine pronta, li mettiamo in sale. Adesso vado a mettere le altre. Facciamo un'altra bella graticola. Andiamo con la seconda.
Seconda graticola pronta, Rita ha fatto un po' di pasta per Davide, e invece noi mangiamo solo sardine e verdure e vino bianco. Semidolce, ancora una riserva che ho nel gavone, ma sta finendo, eh. Avrò 4-5 bottiglie. Poi Rita ha fatto diverse frittatine, frittelle, melanzane, come piacciono a noi. È un contenitore strapieno di sardine.